Ciao a tutti, allora video di grammatica, analisi logica, i complementi predicativi. Sono sempre un disastro, i complementi predicativi, io non lo so, ma è vero che non sono semplici per dire come il complemento di luogo, di tempo, però non sono impossibili. Allora, vediamo di capirli bene. Prima di tutto, già il nome, predicativi, ci deve far capire qualcosa, richiamano il predicato. Allora, i complementi predicativi sono quei complementi che indicano degli aggettivi o dei nomi che si legano o al soggetto o all'oggetto, adesso vediamo perché possono essere di due tipi, attraverso il predicato. Quindi predicano qualcosa del soggetto, l'oggetto, proprio attraverso il predicato. Io posso avere due tipi di complementi predicativi, il predicativo del soggetto e il predicativo dell'oggetto. Partiamo dal predicativo del soggetto. Quindi prima regola, ragazzi, deve essere sempre o un nome o un aggettivo, ok? O anche un pronome in alcuni casi. Questo nome, questo aggettivo, questo pronome si lega, si riferisce al soggetto, però è legato al soggetto in modo non diretto, ma in modo indiretto attraverso il predicato. Guardate qua, ho messo un po' di frasi. Mi sembri intelligente. Tu, soggetto, sembri intelligente è il predicativo, è un aggettivo che si riferisce a te, ma che è legato a te appunto attraverso il verbo sembrare. Attenzione, voi potete sostituire il predicativo con un predicato nominale. Se vedete che ci sta, vuol dire che va bene, è un predicativo. Tu sei intelligente. In questo caso sei intelligente è un predicato nominale, perché ho il verbo essere più l'aggettivo. Invece in questo caso io ho un predicato verbale, che è il verbo sembrare, ok? E poi ho questo aggettivo, che non posso lasciarlo insieme al verbo sembrare. Voi potete lasciare gli aggettivi, i nomi, eccetera, insieme nel predicato solo quando c'è un verbo essere. Quindi qui lo devo staccare. Mi rimane un aggettivo che si riferisce al soggetto, ripeto, che è legato tramite il predicato, per quello è un predicativo. Vediamone altri. Sono tornato stanco dal lavoro. Allora, io soggetto, ho fatto l'azione di tornare, predicato verbale. Stanco è un aggettivo che si riferisce a me, ok? E quindi è legato a me tramite il verbo tornare, indica come ero quando sono tornato. Questo è un predicativo, ok? È un predicativo. Attenzione a non confonderlo con un complemento di modo, perché non indica il modo in cui faccio qualcosa. Guardate qui, qua ancora sembra forse ancora più un complemento di luogo, di modo. Quel bambino correva veloce. Quel bambino soggetto. Correva il predicato verbale, fa l'azione di correre, veloce, che non è velocemente, perché se fosse stato velocemente, in che modo correva, allora era un complemento di modo. Invece, veloce è un aggettivo legato a bambino, al soggetto, tramite il verbo correre, e allora è un predicativo del soggetto. Qui forse è più facile, sono stata eletta, io soggetto, sono stata eletta, il verbo passivo, capoclasse, è una, in questo caso è un nome, se fosse vicino al soggetto sarebbe una posizione, no? Riferita al soggetto, e quindi è un predicativo. Sono qui da amico, attenzione, in alcuni casi il predicativo può essere anche introdotto da preposizioni, come in questo caso. Io sono, mi trovo, vuol dire in questo caso, predicato verbale, verbo essere da solo, dove, qui, questo è un complemento di luogo, da amico, come amico. Questo amico è riferito al soggetto legato tramite il verbo sono, quindi anche questo è un predicativo. Il leone soggetto è considerato il predicato, il re nome riferito al leone in questo caso è un predicativo del soggetto, è legato tramite il verbo considerare. Spero che l'abbiate capita. Adesso vi dico il predicativo dell'oggetto e poi facciamo alcuni casi difficili in cui effettivamente magari ci si può confondere. Allora, il predicativo dell'oggetto a volte è ancora più complicato del soggetto. Perché? Perché spesso e volentieri la parolina è vicina al complemento oggetto, mentre qui è lontana, cioè intelligente è lontana da tu, che è sottointeso, no?
stanco e lontano da io, veloce e lontano da bambino, e quindi forse ce la posso fare. Col predicativo dell'oggetto cosa succede? Allora, è la stessa cosa che abbiamo detto, però si riferisce all'oggetto. I compagni mi hanno eletto capoclasse, i compagni è il soggetto, hanno fatto l'azione di eleggere, predicato verbale, chi hanno eletto me, questo mi è il complemento oggetto, capoclasse è, in questo caso non è vicino, capoclasse è il nome che si riferisce all'oggetto ed è legato all'oggetto tramite il verbo eleggere, hanno eletto capoclasse, questo è un predicativo dell'oggetto. Guardate qua invece, qua si... Cosa succede? Che tanti alunni, gli alunni ritengono il compito troppo difficile, tanti alunni mi analizzano dicendo il compito troppo difficile è il complemento oggetto più l'attributo. Invece no, no, io lo devo separare. Perché? Perché troppo difficile è un aggettivo che si riferisce a compito, ma è legato a compito tramite il predicato, cioè ritenere il compito troppo difficile. Come dicevo prima, voi potreste trasformare il predicato verbale in nominale. È troppo difficile, il compito è troppo difficile. Questo mi aiuta a capire se si tratta effettivamente di un predicativo. Quindi, gli alunni soggetto ritengono predicato verbale. Che cosa? Il compito è il complemento oggetto. Troppo difficile è un aggettivo che si riferisce a compito, ma legato tramite il predicato, quindi è un predicativo dell'oggetto. Guardate anche qui vedete, sono vicini, è questo che vi frega spesso. L'allenatore soggetto, nominò predicato verbale, chi? Giulio. Capo squadra è come l'ha nominato e quindi è un predicativo dell'oggetto. Quel rumore ci rende nervosi, quel rumore il soggetto rende predicato verbale. Noi, questo ci è la particella pronominale che indica il complemento oggetto, rende noi nervosi. Questo nervoso è riferito a noi tramite il verbo rendere, è un predicativo. Questa notizia, scusate qui c'è un errore ma non lo posso modificare adesso, questa notizia renderà felice la mamma, renderà la mamma chi? Complemento oggetto. Felice, attenzione, non è un modo, è felicemente, è un complemento di modo, ma felice è un aggettivo che si riferisce a mamma e in questo caso è un predicativo. Allora, attenti che vi ho messo qua questo esempio, l'ho voluto fare tutto con la stessa parola così vediamo di capire. Allora, Marco è diventato simpatico, qui simpatico è un predicativo del soggetto, perché Marco soggetto è diventato predicato verbale, questo è un predicativo che si riferisce al soggetto Marco, ma è legato tramite il predicato verbale diventare, quindi predicativo del soggetto. Mentre io sottointeso ritengo Marco simpatico, questo è un predicativo dell'oggetto. Io ritengo chi? Marco, complemento oggetto. Simpatico è l'aggettivo riferito a Marco, ma che si unisce tramite il verbo ritenere. E quindi è un predicativo dell'oggetto. Attenzione, non confondiamolo con Marco è simpatico, soggetto Marco e predicato nominale. Se ho il verbo essere e poi un aggettivo, o un nome, un pronome, allora questi li lascio insieme ed ho un predicato nominale. Vedete che è come questo, però qui ho il verbo diventare che è un predicato verbale più. Invece qui forma, praticamente ho la copula e il nome del predicato. Guardate qui, il simpatico Marco è mio fratello. Qui simpatico sì che è un aggettivo, è un attributo di Marco, soggetto più attributo. È mio fratello, predicato nominale. Ok, verbo essere più aggettivo e nome. Ho conosciuto quel simpatico Marco, ad esempio, di cui mi hai parlato. Io soggetto ho conosciuto chi? Quel simpatico Marco. Questo sì è complemento oggetto più attributi, perché uno e due, quel è simpatico. Quindi attenti, perché effettivamente sì, non è così semplice, ma non è neanche così complicato, ok, da non riuscire a farlo. È logico che i complementi predicativi li posso avere non con tutti i verbi, che ne so, io col verbo mangiare è un po' complicato mettere un predicativo. Io mangio la pizza e dove lo metto il predicativo? Cioè il predicativo ce l'ho appunto con verbi di questo tipo: diventare, ritenere, conoscere, leggere, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno dei nomi questi tipi di verbi che però io non vengo a dirvi per non confondervi. Spero di essere stata chiara. Vi saluto, ciao a tutti.